Eccomi nuovo. Oggi vi volevo far vedere una cosa che ho scoperto casualmente. E sinceramente credo di aver fatto una scoperta davvero molto interessante. La cosa importante è che è avvenuta così, per caso. Nulla è organizzato, nulla è successo, tutto e basta. Stavo posizionando un po' di mattoni di petrisco e stavo costruendo la scalinata. In questo punto c'è una punta di carbone. E ne è successa questa cosa. Ho scavato. E ho trovato questo ingresso. La cosa interessante è che mentre facevo questa balconata, ho visto cadere da lato 3-4 scheletri. Li ho uccisi, ma poi ne sono arrivati altri. E allora ho pensato, come mai ci sono tanti scheletri? E forse, ma non ne sono sicura al 100%, da queste parti ci potrebbe essere uno sfondo. E infatti, mi sentite? Mi ammazzate, però ce ne stanno tanti. Quindi da qualche parte devono uscire. Quindi oggi, insieme a voi, intendo esplorare questa zona e verificare se la mia. Beh, uno l'ho trovato ed è anche un buon tiratore, l'annaccia sua. Cazzo, va bene, vieni tu. Cazzo, come sono colpo? Quest'arco è potente. Io ne sento parecchi e credo che li sentiate anche voi. Il problema è che devo capire da che lato arrivano. Allora, se non mi sbaglio, la direzione da cui li sento è questa. E infatti, qualcuno sta arrivando. E questo è fatto. E anche questo. Ok, allora, forse so sulla strada giusta. Si continua a salire. E non si rompe un cazzo. Ah, è un vicolo chiuso. Facciamo l'intermezzo, mi raccolgo il ferro che sono da queste parti e poi continuiamo l'esplorazione. Allora, l'ho fatto. Ho preso il ferro e scusatemi, ma prendo anche questo perché mi occorre. Ok, ora vediamo il porto. No, mi ricongiungo. Ok, rimangono solamente qua in alto e qua. Vabbè, cominciamo da questa. Sperando che non ci siano rotture di cazzo. Oh merda! Mamma mia, mi ha sparato! Scusate. Ma meno male, la fame non ce l'ho, sto già rigenerando. Sì, però attenzione, ce ne potrebbero essere altri. Cazzo. Ah, non sento niente, però di qua sì.
facciamo così. Io ne sento parecchie, tutti quanti provenire dalla mia testa. Anzi, dalla mia testa. Niente. Sì, credo che ci sia qualcuno, sì, ne sono sicuro adesso. Ancora. Ma quanti cazzo ce ne stanno? Sì. Ecco gli altri. Credo proprio. Eh sì, credo proprio che sia questo quello che pensavo. Quei mattoni sono inconfondibili. Eh già, è uno. Oh, cazzo! Devo mettere in fretta le torce. Anzi, devo tappare prima. Tappo, tappo. Ok. È quello che pensavo. Uno spoon. Ed è uno spoon di scheletri. E ci sono le casse. Ok. Qui devo allargare un po', facendo attenzione a non colpire lo spoon. Quello non lo voglio distruggere. E infatti. Scusate, andiamo un po' così. Vieni, vieni. Colpito in pieno. Adesso prima che spawnino, mettiamo così. Ok, adesso devo entrare. E adesso devo torcere tutto. Intorno e sopra. Questo dovrebbe impedire ai scheletri di spawnare. Quello spawnano. Oh, stivale di diamante. Palla di gelatina. C'è anche la corazza di maglia. Però devo fare un po' di spazio. Allora, prendiamoci prima le palle, la palla, le due palle. Ah, sono due palle. I diamanti e gli stivali. No, questi li metto in giro. Spiace, ma questi li metto sopra qua. La bardatura, beh, classico. I semi d'ammonia. Questo è culo. Corazza di diamante. L'hanno fatto bello ricco questo bottino. I dischi, beh, quelli posso aspettare. La corazza di diamante mi conviene prenderla. Sì, beh, il diamante, il diamante. Allora, il libro incantato. Le torce le metto qua. I dischi posso pure aspettare per il momento. Mi conviene prendere sia l'elmo e no, non c'è più spazio. Vabbè, dato che da questo più vicino ci sta il canyon, penso proprio che farò una corsetta a casa al canyon dove tengo la base. Ecco, però devo tappare. E deposito tutto. Tanto ormai l'ho migliorato un poco. Ci ho lavorato parecchio qua dentro. Ho fatto ponti, scorrimano. Ok, adesso fatemi le respirazioni. Quindi mi permette di respirare più sott'acqua. Ok, ora devo sistemare tutto. Probabilmente nel prossimo episodio vedremo come livellare. A dopo.